Buonasera, allora eh, io sono Laura e rappresento Marco Sarandrea e la sua azienda. Come ha accennato Gil, Marco non è potuto venire, ma eh, è presente comunque perché tutto quello che vedremo insieme lo ha preparato lui per voi, quindi in qualche modo c'è. Vorrei dire anche qualcosa su di lui perché per noi Marco Sarandrea è un. Un punto di riferimento per tutte le persone che eh, sono appassionate di erbe, eh, che stanno specialmente nella zona del Lazio, Roma e dintorni. Marco Sarandrea è veramente un maestro un po' per tutti. Infatti organizza corsi, eh, collabora con le università sia alla Sapienza che a Tor Vergata. E, ehm, è un erborista che si occupa anche eh, di altre cose. Principalmente la sua azienda infatti è nata come liquoreria 100 anni fa, quest'anno hanno festeggiato il centenario. E, mh, si sono qualificati in particolare per una Sambuca che è piaciuta molto a Papa Giovanni XXIII, quindi sono diventati fornitori ufficiali di Papa Giovanni. E poi si sono tramandati queste ricette tradizionali di padre in figlio finché appunto, è arrivato Marco, che eh, ha iniziato a dedicarsi allo studio delle erbe e anche eh, non solo de dei liquori, ma anche appunto, eh, delle erbe, producendo dei fitopreparati di ottima qualità. In particolare, loro producono gemmo derivati tinture madri. Oli essenziali e molte altre eh, cose a base di erbe, insomma, e mi sembrava doveroso fare questa presentazione e ringraziarlo in ogni caso, anche se non è presente. Il tema di eh, Il De Garda è molto, molto caro a Marco Sarandrea perché la sua azienda si trova proprio nella zona di Collepardo Frosinone. Che è eh, nei pressi di molte delle vie di Benedetto. Sappiamo che il De Garda di Bingen è stata una eh, monaca, una badessa benedettina, e quindi eh, lì ci sono molti luoghi di Benedetto. A partire dalla certosa di Trisulti, Montecassino, l'Abbazia di Casamari e poi a Subbiaco abbiamo i monasteri di Santa Scolastica e San Benedetto. Quindi l'azienda e i posti dove vengono raccolte le erbe per questi preparati vengono proprio da quella zona lì. Ora entriamo nel vivo dell'argomento, eh, dell dell'argomento De Garda, e iniziamo con eh, questa citazione di Sant'Agostino «Novum in vete relatet, et in novo vetus patet». Il nuovo è nascosto nell'antico e l'antico si manifesta nel nuovo. Questo già eh, ci consente di inquadrare la figura di Hildegarda, che è nata nel 1098, vissuto nel Medioevo, in pieno Medioevo, eppure è una figura molto eh, all'avanguardia, è stata molto innovativa. E quindi insomma, questa, questa citazione la... La rappresenta in toto. Per inquadrarla ulteriormente, eh, abbiamo scelto questa immagine che rappresenta un po' la sua visione. Come potete vedere, sembra quasi un'anticipazione dell'uomo vitroviano di Leonardo. E qui troviamo appunto l'essere umano in una eh, dimensione circolare, come diremmo oggi, olistica a tutto tondo, a 360 gradi. Quindi l'uomo viene eh, visto in tutte le sfaccettature del suo essere, non solo come corpo fisico, ma anche in quanto essere animico e in quanto spirito. Tutta l'opera di Hildegarda è permeata da questo concetto che è appunto quello della viriditas, la forza vitale, l'energia verdeggiante che eh, emana dall'uomo quando è sano. La salute per il de Garda è eh, quindi un qualcosa che va al di là della, della salute fisica in senso stretto, ma coinvolge appunto altre componenti dell'essere. Per il de Garda la salute è questo stato di prosperità di benessere, di, come dicevano i latini, di integritas, oppure per i greci la viriditas si potrebbe tradurre in, con il termine holos, dal quale derivano poi olistico e eh, termini simili. Per gli arabi anche era una condizione conosciuta, era quella che loro chiamavano salam, pace. Quindi quando l'uomo è sano è in pace con il mondo, è creativo, è curioso, mette amore in tutto ciò che fa, è eh, comunicativo. Al contrario la condizione di malattia è un'espressione di un malessere, di un vivere male che inizia in maniera subdola e poi eh, si manifesta nel corpo fisico. Tutti questi concetti ormai sono stati ampiamente sviscerati dalla, dalla medicina attuale, però immaginate che tutto questo era stato già detto nel Medioevo. Quindi capiamo già da questo quanto sia stata innovativa il De Garda. Allora, abbiamo già accennato che eh, stiamo parlando di una badessa benedettina eh, che ha abbracciato in toto la regola di Benedetto. La regola di San Benedetto risale circa al 534 e eh, consta di un prologo e di 73 capitoli. Di questi 73 capitoli, 10 sono dedicati all'amministrazione del monastero e in questo la regola di San Benedetto è veramente um, un modello molto attuale e singolare. Tra l'altro questa è stata la cosa che mi ha sorpreso di più, il sapere che ci sono manager eh, di questi tempi, sia italiani che stranieri, americani, inglesi, che eh, fanno riferimento alla regola di Benedetto come modello perfetto di gestione aziendale. Quindi, eh, questa è stata veramente una grande sorpresa per me quando ho intrapreso questi studi. Il De Garda abbraccia totalmente la regola di San Benedetto e la spiritualizza. La regola, tra l'altro, prevedeva lo studio delle erbe e il De Garda si dedica ampiamente allo studio delle erbe. Tra l'altro eh, la regola stessa eh, affermava che il monaco doveva essere agricoltore, raccoglitore, trasformatore, quindi era lui che manipolava le erbe, era in grado di fare delle diagnosi e di prescrivere i medicamenti. Quindi eh, era veramente una figura molto molto importante. All'interno del, del monastero. Poi eh, la, regola, la regola benedettina è stata portata avanti da altri esponenti e arriviamo però in un periodo successivo, alla fine dell'VIII secolo, dove viene eh, promulgato un trattato, il capitolare de villis, per volere di Carlo Magno, che afferma: vogliamo che nell'orto. Sia coltivata ogni possibile pianta e vengono enumerati tantissimi ortaggi, piante, ve ne dico alcuni: per esempio il giglio, le rose, il fieno greco, la salvia, la ruta, la brotano, i meloni, i cetrioli, eccetera. E poi anche ehm, anche eh, alberi da frutta, vari tipi di mele, eh, eccetera. Insomma. Quindi già ai tempi di Hildegarda esisteva questo tipo di conoscenza. Tra l'altro questo trattato, del quale si sa poco, eh, è stato molto importante perché eh, ha introdotto l'uso del torchio per fare il vino. Prima di allora si faceva la piggiatura solo con i piedi, invece con questo trattato viene introdotto eh, l'uso del, del torchio. Appunto. E qui arriviamo a, quella, a una citazione di Ippocrate che eh, rispecchia molto la medicina di Ildegarda, l'uomo è ciò che mangia, fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. La conoscenza di Hildegarda infatti si basava sul corpus ipocratico, quindi andava a riprendere tutta la teoria dei quattro elementi, i quattro umori e eh, Hildegarda Garda dava tantissima importanza all'alimentazione, unitamente ai suoi rimedi. Tra l'altro, ecco, abbiamo già accennato che è stata molto innovativa eh, nel, nell'utilizzo di eh, alcune piante come per esempio il carpinus betulus in gemme che lei raccoglieva, mh, trasformava in elisir utilizzando il vino e utilizzava per eh, eh, combattere eh, l'aborto spontaneo. Adesso i gemoderivati chiaramente sono fatti diversamente, non utilizziamo il vino, si, utilizza, si, si presentano praticamente sotto forma di soluzioni idroalcoliche, i macerati glicerici. E però, insomma, l'utilizzo e l'intuizione dell'uso di questa pianta in particolare eh, la dobbiamo a lei. Stessa cosa vale per la rosa canina. Le indicazioni di Ilde sempre rispetto a questa pianta in Elisir, riguardano appunto le infezioni dei polmoni, eh, spettorato purulento d'asma, bronchite cronica e come possiamo vedere le indicazioni attuali sono praticamente identiche, per cui prescriviamo anche oggi la rosa canina per le infezioni delle vie aeree, l'asma bronchiale, eccetera. E ancora abbiamo il, il gemmo derivato di Rubus che utilizziamo attualmente per la cura dell'osteoporosi. Pare si tratti di una sorta di anti-age al femminile. E il De Garda raccomandava di mangiare more anche sotto forma di elisir per curare l'osteoporosi. Quindi insomma. Poi qui abbiamo l'arnica che è una pianta che conosciamo bene perché la utilizziamo sotto forma di pomate o anche in granuli omeopatici per gli esiti di eventi traumatici, contusioni, distorsioni, ecchimosi, eccetera. L'uso dell'arnica montana come pianta fresca lo dobbiamo proprio a Eldegarda. Prima di allora la pianta era conosciuta, ma non come rimedio. Quindi se la utilizziamo oggi lo dobbiamo a lei. E stesso discorso vale per la, la pilosella, che è un, eh, una pianta che ha un'azione marcatamente diuretica, anche se poi ha anche altre proprietà: è astringente, antisettica, spasmolitica, antiurica. E anche qui lei la prescriveva fresca, fresca sempre perché la pianta fresca mantiene la viriditas con le stesse indicazioni la prescriveva. Il Degard ha parlato di tantissime piante, però ce ne sono alcune che ha utilizzato più frequentemente e una di queste è il finocchio che lei dice essere una vera e propria panacea per eh, tutti i problemi del tratto gastrointestinale e quindi la eh, prescrive per eh, problemi di meteorismo, eh, di, di flatulenza. Poi dice che eh, il finocchio rende lieto l'uomo e masticare un cucchiaino di semi di finocchio a digiuno eh, rende appunto l'uomo lieto e consente di prevenire tante malattie. Un'altra pianta che ha utilizzato tanto il De Garda è l'assenzio, un'artemisia che eh, prescriveva sotto forma di elisir utilizzando il vino. Attualmente sappiamo che l'artemisia, eh, per eh, quel suo sapore amaro, ci consente di curare parecchie patologie, riscalda lo stomaco e l'intestino. Depura l'interiore e garantisce una buona digestione. Così scrive Il De Garda. La ricerca scientifica non fa altro che confermare questo: e cioè che queste sostanze amare contenute nell'assenzio sono proprio quelle che favoriscono la secrezione delle mucose che curano. Poi andando avanti abbiamo due piante. Che il De Garda classifica come calde, sempre sulla base della teoria dei quattro elementi, e le utilizza secondo il principio eh, dell'omeopatia attuale, per cui il simile cura il simile. Sono il dittamo, che è una pianta appartenente alla famiglia delle rutacee, e eh, viene anche chiamata frassinella, perché mh, le foglie somigliano a quelle del frassino. Il dittamo veniva polverizzato da Eldegarda e prescritto con del pane, perché per lei appunto il eh, rimedio doveva essere tanto curativo quanto nutritivo, non esisteva una scissione, quindi prescriveva proprio di assumerlo in questo modo. È dimostrato scientificamente che il dittamo è in grado di liberare le arterie da, eh, da depositi, quindi... Eh, Viene prescritto in tutte le aterosclerosi per l'ipertensione, per eh, casi in cui eh, è possibile andare incontro a un'embolia o a una trombosi. E poi questa pianta ha anche un'altra particolarità, impedisce ai calcoli di calcificarsi, quindi è contro le calcolosi. Oltre al dittamo, un'altra pianta che il De ha utilizzato ampiamente è stata la Galanga, sarebbe la radice dell'Alpinia Officinarum, che lei prescriveva eh, sotto forma di mh, compresse, e mh, le compresse tra l'altro le faceva con, mescolando la pianta ridotta in polvere con della farina. E creava una sorta di globuli omeopatici. E tra l'altro prescriveva anche di metterli sotto la lingua, quindi è stata veramente, veramente una grande anticipatrice anche dell'omeopatia. Tra l'altro, sulla Galanga è stata l'unica il De Garda a fare una trattazione così ampia di questa pianta come cardiotonico. Perché. Non se ne sa nulla né eh, nella medicina cinese né in quella yurvedica, eh, solamente lei che si è dedicata tanto a questa pianta, scoprendo che appunto ha queste proprietà eccezionali per tutte le forme di dolori cardiaci. Pensate in particolare sull'angina pectoris, addirittura dopo uno o tre minuti dall'assunzione delle compresse, sembrerebbe che si risolva il problema. Quindi è veramente. Un farmaco potentissimo, la galanga. Poi qui abbiamo altre tre piante che il De Garda prescrive: la prima, quella in alto, che sembra una margherita, ma non è, è il Tanacetum Partenium o Crisantemum Partenium, e lei lo prescriveva per eh, le mestruazioni dolorose e le cefalee. A fianco eh, l'ombrellifera è eh, l'Angelica detta anche erba degli angeli o angelica di Boemia, è una pianta eh, che viene prescritta soprattutto eh, alle donne perché una sua particolare eh, sottospecie, la sinensis, pare che sia un, eh, come un ginseng praticamente, è un tonico eccezionale favorisce anche il flusso mestruale e anche, insomma, ha soprattutto un'azione un ricostituente generale. E poi la viola. La viola veniva prescritta da Eldegarda sia sotto forma di Elisir per curare la depressione, in particolare quella legata alla menopausa. E poi anche unita all'acqua, l'acqua di violetta veniva prescritta per ridonare alla pelle vitalità. Ecco. E poi abbiamo la mela cotogna, la marmellata di mele cotogne che eh, veniva eh, viene... Mh, consigliata soprattutto alle persone che eh, soffrono di dolori reumatici e articolari perché contiene dei bioflavonoidi che eh, hanno un'azione antinfiammatoria, inoltre contiene anche eh, la pectina, che è una sostanza mucillaginosa in grado di legare il colesterolo e di far sì che venga eliminato per vie naturali. Quindi viene prescritta anche per questo e poi qui abbiamo il vino perché eh, a Garda eh, piaceva molto unire le erbe al vino, aromatizzare dei vini. Il vino già di per sé è un alimento, nell'ambito della terapia che lei prescriveva, si pone proprio come complemento dietetico e poi ha anche tante proprietà, come vediamo. Eh, favorisce il rendimento muscolare, la funzione respiratoria, è un antibatterico, favorisce anche la secrezione gastrica e quindi stimola l'appetito e combatte in qualche modo l'anoressia, stimola il sistema nervoso e le attività psichiche, è un vasodilatatore e poi eh, nella buccia dell'uva eh, è presente il resveratrolo che ci aiuta a prevenire il cancro del colon e a ridurre il colesterolo. Anche le proantocianidine, che sono presenti nei semi, svolgono un'azione nei confronti delle malattie croniche degenerative del cuore e del cervello. Non a caso attualmente consumiamo parecchio eh, olio di vinaccioli che andiamo a prendere nei negozi di alimenti naturali. No? Un altro alimento che il Degarda prescriveva è il miele, che è una fonte di energia pronta, quindi energetico, favorisce la crescita delle ossa, le difese immunitarie, previene patologie dell'apparato respiratorio, stimola la produzione delle cellule del sangue e stimola le difese immunitarie. Il vino e il miele erano praticamente quelli che chiameremmo eccipienti dei eh, rimedi di Hildegarda. Hildegarda utilizzava anche altri tipi di veicoli, per esempio il grasso di orso, il grasso di cervo, il grasso di maiale e anche appunto il miele e il vino per veicolare il medicamento presente nella pianta e quindi prescrive diversi melliti tra i quali il mellito di marroni, di castagne. La castagna sembrerebbe appunto in grado di eh, proteggere le cellule del fegato dalle intossicazioni da alcol. E il de Garda riteneva che le castagne bollite riempissero il cervello disidratato in questo anche è stata innovativa perché per anni abbiamo saputo che le cellule del cervello, i neuroni non si potevano rigenerare invece eh, attualmente anche la neuroscienza conferma che questo è possibile e lei anche in questo è stata innovativa poi qui abbiamo da Herbora Sempliciorum eh, come mh, lei prescriveva come somministrava le erbe medicinali, sempre in base al principio della viridita, se il vegetale va masticato fresco oppure sotto forma di succo. Con alcune erbe, eh, si, eh, come abbiamo visto prima per il diettamo, prescriveva di unirle al pane in modo che fossero sia alimenti che rimedi terapeutici oppure prescriveva di farne dei tortelli con la farina. I vegetali duri venivano eh, cotti nel vino, oppure le erbe più delicate si mettevano a, a macerare nel vino però a temperatura ambiente, sappiamo che sono gli enoliti attuali, oppure in acqua calda per farne delle tisane. E infine la cosa più importante, ecco il De Garda: i rimedi venivano prescritti sempre dopo ehm, aver fatto una dieta disintossicante preliminare. Questa era una condizione basilare che il De Garda poneva. E poi, alla fine delle sue prescrizioni, diceva sempre: Se Dio vuole, oppure a meno che Dio non decida altrimenti e raccomandava comunque sempre di unire il rimedio, il farmaco alla preghiera, sempre sulla base del ristabilire, del ristabilirsi di un contatto tra la componente umana e quella animica e quella divina, tra la dimensione fisica e quella più sottile, come diremmo oggi. E quindi ehm, con questo ho concluso e cedo la parola a Giuseppe Altieri che ci parlerà del farro.